commentare questo progetto di interregio e dire di essere soddisfatto? Ma è soddisfatto o no, però insomma oggi non era una partita sicuramente facile, perché questa secondo me è un'ottima squadra, cioè aveva 2-3 giocatori di Serie A e quindi di conseguenza non siamo stati neanche così, posso dire, aiutati, visto che secondo il mio punto di vista nel momento della partita l'abbiamo schiacciati lì e c'era un'espulsione clamorosa o comunque un doppio fallo addirittura di mano, però l'arbitro non ha visto come ultimo uomo, ma questo ha dell'incredibile, però sono episodi che a volte possono anche condizionare delle partite. Ovviamente noi non abbiamo fatto una grandissima prestazione, però la squadra è stata compatta, ha concesso pochissimo nel primo tempo un tiro e forse nel secondo una punizione. Bisogna essere ancora migliorare, sapevamo che c'eravamo da lavorare. È tutto sommato un campionato difficile, lungo, e troveremo tutte queste squadre in questo modo, e quindi dovremo lottare fino alla fine, ma insomma io sono contento della prestazione della squadra. Nel primo tempo richiamava i suoi a un impiego maggiore di grinta, diciamo. Sì, arrivavano prima su ogni pallone, anche quando non arrivavano prima, ogni contrasto lo vincevano. Ovviamente è una squadra che ha anche molta più fisicità di noi, però noi in questo modo non riusciamo mai ad alzarci, mai a conquistare il secondo pallone, quindi facciamo un po' più fatica. Però è anche vero che insomma abbiamo incontrato una squadra che c'era solo 2 punti e in questo momento tutti cercano di fare delle prestazioni importanti. Ci abbiamo provato anche noi nel secondo tempo, secondo il mio punto di vista abbiamo fatto una discreta partita, abbiamo avuto le nostre occasioni o situazioni che potevano anche bloccare il risultato, e soprattutto a volte, come nel calcio, quando non si riesce a esprimersi al massimo basta un episodio, un'espulsione o anche un'occasione, un rigore, insomma si può vincere la partita. Oggi l'arbitro ha completamente toppato una situazione che era incredibile, era clamoroso l'espulsione, e quindi anche da questa volta si può vincere delle partite. Senso delle sostituzioni, specie così con Grifoni? Sicuramente ho cercato di dare un po' di vivacità in avanti, e avevo visto della Latta molto stanco e poi anche il Baci aveva i crampi, quindi eravamo in difficoltà su questo. La terza, quella del primo tempo di Romita, è stata per infortunio, quindi sui 2 sono state quasi obbligate, la terza era per dare un po' di forza in mezzo al campo perché stavamo un po' concedendo troppo spazio, ma non credo, loro non hanno avuto tiri in porta, noi forse nemmeno tanto, però insomma abbiamo avuto 2-3 situazioni, potevamo sfruttare meglio e con un occhio di riguardo in più per quanto riguardava molto quel fallo incredibile, per me è incredibile. Poi se non basta c'è anche l'espulsione del nostro allenatore di seconda, perché tanto basta che noi apriamo bocca e si buttano fuori senza che l'arbitro abbia sentito niente, ma l'arbitro non guarda niente, quindi insomma sono queste situazioni che a volte ci possono anche aiutare, invece in questo caso non ci aiuta. Ghiarelli, per l'appunto, è uscito nel primo tempo per infortunio, come sta? Sta bene, è una distorsione alla caviglia, però insomma mi sembra che sia abbastanza bene, anche perché poi ha sentito un dolore immediato, però insomma adesso sembrava la situazione rientrare abbastanza, però è un giocatore di determinazione di Inter, va su ogni pallone e questa volta purtroppo ha preso questo fallo e questa botta gli si è storto un po' la caviglia.